inaugurato il nuovo punto vaccinale di Bosco Trecase. Primo esempio in Campania, integrazione tra l'ospedale, il Covid Hospital ed il territorio. Il centro, allestito presso l'Istituto Comprensivo Prisco, è composto da 8 box accettazioni, 8 punti vaccinali, per una capacità di circa 1.000 vaccinazioni giornaliere. Il nuovo centro è dotato di una sala con due postazioni di pronto soccorso, una sala farmacia per l'allestimento dei vaccini e servizi igienici per pubblico ed operatori. Al taglio del nastro, ieri pomeriggio, erano presenti il direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, il direttore sanitario, Gaetano D'Onofrio, il direttore sanitario del Covid Hospital di Bosco Trecase, Savio Marziani, ed il sindaco di Bosco Trecase, Pietro Carotenuto. Siamo noi come azienda sanitaria a dover ringraziare lui e l'Istituto Comprensivo, la dirigente scolastica che ci ha messo a disposizione questo sito per mettere insieme un altro tassello, un altro pezzo del progetto che l'azienda sanitaria Napoli 3 Sud sta portando avanti, ossia quella di avere il maggior numero possibile di siti vaccinali dai quali ripartire. Quello che stiamo facendo in queste settimane è proprio è quello che diceva il sindaco prima, cercare di combattere questa guerra, cercando di arrivare alla vaccinazione del target di popolazione che ci consenta di raggiungere l'immunità di gregge nel più breve tempo possibile. L'ambizione di riuscirlo a fare durante quest'estate, già nel periodo estivo, e da ripartire così in un periodo post-estivo davvero con un passo diverso. Questo è un momento epocale anche per questo territorio. Gli operatori che in questi mesi hanno dato veramente tutto loro stessi per combattere questa battaglia a fianco della cittadinanza e della popolazione sono stati encomiabili. Questa struttura è stata la struttura di cura, la struttura più importante del territorio dell'azienda sanitaria Napoli 3 Sud, alla quale credo tutti noi come management, ma la cittadinanza tutta deve un ringraziamento allo sforzo e alla sfida che hanno saputo raccogliere e al cambio di passo che ha avuto questa struttura sanitaria in quest'ultimo anno. La nostra ASL ha aperto 21 punti vaccinali, alcuni negli ospedali, tipo Vico Equense, Ponte della Trocchia, Castellammare, Torre del Greco, e altri territoriali. In questo territorio, invece, per la prima volta gli operatori dell'ospedale entrano all'interno di un meccanismo territoriale per completare un percorso non più di cura ma di prevenzione.